a maggio alla mille miglia che ho fatto con Matteo, l'ho tamponato. Hai Ho tamponato. tamponato Matteo. Questi si sono ingarellati e hanno cominciato ad andare su a San Marino facendo delle cose assurde e io dietro per cercare di Sì, fermarli, aperto sotto aperto, l'acqua, sotto quindi l'acqua, ecco. occhiali bagnati, di tutto. A un certo punto cominciano a superarci le Ferrari sulla sinistra e io da ferrarista ho cominciato a buttare l'occhio. Davanti hanno frenato, io ho frenato tardi, boom, e gli sono leggermente Sì, entrati. ma tutti questi Però ti fenomeni si dirò che non conoscono. la reputo più la mia peggior figura di merda, perché adesso, passando il tempo, sta prendendo quell'aurea di mistico. Ti ricordi alla mille miglia, 2000, quando tampona... Infatti Matteo dice ancora, ricordi la mille miglia che nonostante pesenti che mi ha inculato sono riuscito a vincere lo stesso, cioè, pensa! Benvenuti e benvenute alla nona puntata di 478 Podcast. Io sono Matteo Ferraglio. E io sono Manuele. Ciao Manuele. Ciao Matteo. Come sapete, 478 Podcast è un podcast, come tradisce la parola naturalmente, che si occupa di dialogare con l'ospite che c'è in auto, in questo caso l'uomo del passeggero. E ti tocca. Esatto, oggi tocca a me, solitamente sono dalla parte dell'autista, invece Esatto. oggi mi tocca stare dalla parte del passeggero, parlando del rapporto che l'ospite ha con l'auto, quindi è una simpatica, come ci piace dire, puntata. Naturalmente quello che vi consigliamo di fare è immediatamente andarvi a iscrivere sul canale, Assolutamente iscrivetevi sul indispensabile. canale, campanellina, perché naturalmente così vi avvisiamo tutte le volte che possiamo e uscirà una nuova puntata e vi vedrete tutte le puntate. Già siamo alla nona, quindi il consiglio è andate a vedervi anche le precedenti. Esatto, e soprattutto siamo in un contesto un po' particolare, perché solitamente si è sempre in movimento e infatti in questo contesto non siamo in movimento, per quello abbiamo la cintura di sicurezza Sì, slacciata, ma perché Matteo non siamo in movimento? perché questa volta abbiamo voluto farlo non in movimento, appunto, come dicevi tu, non tra le strade italiane come ci è piaciuto fare durante la Mille Miglia, ma farlo presso la nostra nuova concessionaria. Ah, è fantastico che poi, tra l'altro, chi già segue il podcast che, come sappiamo, è prodotto da 478 Rent, è abituato a vederti qua al mio posto, al posto di guida come conduttore. In realtà oggi, come hai detto, tu fai da passeggero, quindi sei il primo ospite d'onore in questa puntata del Detto d'onore, podcast. così con chi si è D'onore. seduto al mio fianco in queste Vabbè, puntate, una è leccata tanta di roba. culo, dai, va Ecco, bene? bravo. È classico. Però appunto oggi chi segue appunto il podcast è abituato che c'è come conduttore principale ci sei tu e poi c'è un co-conduttore, che sappiamo che il co-conduttore è preso tra quelli che vengono pagati di meno, in questo Esatto, caso io, no, vabbè, esatto. Grazie Emanuele. scherziamo. No, non Prego, prenderei prego, un è stato un euro oggi. piacere, è stato un piacere, naturalmente scherziamo, ma Ma anche no. c'è da mangiare da bere, dai. Bene, l'importante è quello, io non so quando mangio e bevo, te sicuramente molto prima di me, però Io fantastico. vi lascio fra Ma un attimo. infatti, non dubitavamo, vabbè. Comunque, entriamo nel vivo appunto di questa Certo. puntata, proprio con le classiche un po' domande che conosci benissimo perché le fai principalmente te, ma in questo caso sono io a fartela. Vediamo se E sono pronto. esatto, se hai studiato stanotte, soprattutto se non hai bevuto troppo prima e quindi quello ti è un sei po' un preparato. problema. Tanto non Ok, guidiamo, va stiamo bene, fermi, quindi possiamo. fantastico. E assolutamente la cosa fondamentale anche che ci tengo a dire, soprattutto che abbiamo enfatizzato, è che tu sei l'ospite speciale di questa puntata, ma proprio perché sei honoris causa colui che ha creato questo contesto e non solo, perché poi dopo sveleremo anche altre cose. Ma entriamo nel vivo delle domande e ti volevo appunto chiedere, cosa vuol dire guidare per te? Bellissima domanda, giustamente che faccio spesso ai miei ospiti, è una domanda per me molto profonda, perché per me guidare è il quotidiano, Sì. è il mio quotidiano, è la mia vita, utilizzo la vettura e l'auto in modo veramente importante, facendo 100.000 km all'anno più o meno, spostandomi spesso per lavoro, ma anche per piacere. Per me l'auto e guidare è... Non dico gran parte della mia vita, ma quasi, nel senso è un fattore molto importante per me. Già dall'aspetto della passione sin da bambino, poi delle corse,
oggi con la mia attività, quindi per me veramente l'auto è sempre un bel focus, un bel fulcro, come lo vediamo su questo schermo. Voi non potete vederlo, ma siamo nella nostra solita Tesla e c'è disegnata una macchinina, e a me è la solita macchinina che mi piace tenere sempre in mano e giocare anche sulla mia scrivania. Giochi tutti i giorni, chiaramente. Poi tu ovviamente, come hai detto, vivi per l'auto e con le auto, perché hai a che fare ovviamente tutti i giorni con le auto, quindi. E da qui mi sorge un'altra domanda, che è: ma la prima volta che ti sei approcciato su un'automobile, eccetera, qual è stata la sensazione, dove eri, con chi eri? Facciamoci un po' i fatti tuoi, dai. Allora, devi sapere che io avevo un nonno che era appassionato di auto, come lo sono io, forse anche addirittura di più, e aveva sempre delle vetture che portava a casa, Mercedes, BMW, cose molto particolari. Quindi io la sera, quando le metteva nel box, perché abitavamo esattamente sopra di loro, scendevo in garage di nascosto, mi mettevo all'interno della vettura e facevo finta di guidarla. Questo all'età di 5 o 6 anni. Dopodiché, negli anni a venire, naturalmente, quello che è successo è stato che, oltre a salirci, ho iniziato a girare la chiave. Quindi, ovviamente, piccoli passi. Girando la chiave dice: ok, si è accesa. La prima volta, naturalmente, come un inesperto succede, avevo, se non erro, 10-12 anni, più o meno quella era l'età, la macchina era in marcia, ho acceso. È classico, è normale, la frizione non ci arrivavi ancora perché eri piccolo. Cioè, ero già abbastanza alto, quindi riuscivo già a toccare. Sei nato già lungo. Però non ci pensavo. Quindi, cioè, non sapendo il funzionamento, pian piano, poi muovendomi nel cortile, sposta la macchina, tiro dietro la macchina, ho cominciato a giocarci un po' con le autovetture, e penso che la prima volta che ho utilizzato la macchina avessi 13-14 anni, quindi a 13-14 anni ho cominciato a spostare dal dialetto, spostare lavandole in casa, quindi ho grandissime emozioni. Ma qual è stata l'emozione principale che tu hai provato in quell'istante, se te la ricordi? Ma penso proprio di sì, perché sono momenti indimenticabili. Allora, il riuscire a fare quello che facevano gli altri in quelle condizioni per me era già un'emozione molto forte, cioè mi aiutava a... Non so, è difficile da descrivere. Per come tu la prima volta che hai guidato un'auto, che emozione hai avuto? Un'emozione forte. È quella cosa che tutti ambiscono, perché vedi gli altri e dici: ah, non vedo l'ora di farlo anch'io. Esatto. Quindi poi pian pianino, guidandola, girando, la scuola guida, diciamo che io non l'ho fatta. Quando sono arrivato così, a iscrivermi a scuola guida come privatista, mi hanno detto: vabbè, ma tu sai già guidare. Sì, però devi fare le guide obbligatorie. Gli faccio: sì, ma so già, devi fare le guide obbligatorie. Allora, da privatista sono arrivato, ho fatto le mie guide obbligatorie, dopo una settimana sono andato a fare la patente. Sei pronti via subito. Diciamo che è stato un approccio abbastanza forte. No, poi volevo toccare il tasto che ovviamente hai detto prima, che ami le auto, vivi per le auto, eccetera, e comunque chi ti conosce un po' sa che hai una vita frenetica, cioè fai comunque mille cose, una vita professionale ricca di tutto e di più, fai mille lavori, perché, ma come cacchio fai a farlo? Nel senso che veramente, quante ore lavori al giorno, mi chiedo? Questa è un'altra bella domanda. Diciamo che come faccio a farlo non mi pesa assolutamente, nel senso che quando è una frase fatta, però quando ti dicono se fai quello che ti piace non lavorerai mai un giorno della tua vita, è la realtà. Per me è proprio la realtà, nel senso che piacendomi molto il mio lavoro, quello che faccio, come lo faccio, non mi pesa, e non pesandomi riesco a lavorare veramente tante ore. La passione fa da motore proprio per portare avanti tutto questo. Poi la funzionalità del multitasking, diciamo che secondo me è una cosa che tu hai innata, cioè riuscire a fare tante cose contemporaneamente, anche diverse da esse. Sicuramente una parte che mi distingue. Sì, appunto, che dici diverse, ma oltre 478 cosa fai anche? Diciamo che ne faccio un po' di cose. Ne fai un bel po', quindi. Diciamo che ho altre tre aziende che seguo, quindi nel quotidiano mi impegnano un po' di meno rispetto a quello che mi impegna 478 oggi, però è un'attività che
sono attività comunque che devo seguire, devo portare avanti. Cioè, hai altre tre aziende? Sì. Quindi oltre 478 altre tre aziende. Esattamente. Ah, però complimenti, devo portare avanti. Ma dormi? Cioè, dormi nell'insieme? O e diciamo che tra le 3 e le 4 ore per notte. 4 ore è una buona media, effettivamente è una buona media. Diciamo. Esatto, poi spostandomi spesso a Serenio, dove c'è la sede di 478 Renti, io abitando in Franciacorta, avanti e indietro. Parto la mattina all'alba, diciamo che la sveglia suona più o meno alle 5, arrivo a dormire la sera che è mezzanotte e l'una. Fantastico. Quindi le ore di sonno sono quelle. Esatto, il tempo che ovviamente ti metti sotto coperta, doccia, fai di 3-4 ore, perfetto, esatto. Fantastico. Le occhiaie si vedono, meraviglia. Vero? Ma, vabbè, ma quanti anni hai, scusami? Io ho 12. Quest'anno faccio i 13. Sì, vabbè. No, ho 37 anni. 37 anni, però ci arrivi a 40? Questa perché è la con questa vita così... Non si fa, però. Lo faccio, mi spiace, no, ma devo farlo. Non posso neanche dirti di toccare ferro, perché qua ferro è tutta plastica. Non è tutta plastica. Non ce vabbè, facciamo le corna, esatto. Allora. No, facciamo le corna. No, speriamo di andare molto avanti. Sì. Guarda, dalla regia mi dicono di guardare in camera, perché devi anche guardare gli spettatori. Salutiamo la regia, salutiamo gli spettatori simpatici. Bene, bene, bene. No, a parte poi, ovviamente, tutte le cose che fai, eccetera, entriamo anche nello specifico di quello che succede oggi qua, perché poi effettivamente, diciamo, siamo in questa nuova realtà e quindi che l'hai voluta te ed ovviamente è nata da te questa cosa. Allora sì, diciamo che guardando in camera e facendo un messaggio promozionale serio e importante, questa sede nuova di Rovato che stiamo inaugurando proprio oggi è stata voluta fortemente da me, in quanto oltre a offrire servizi di mobilità di noleggio a lungo termine, quindi breve, medio e lungo termine, che già offriamo ai nostri clienti da una decina d'anni a questa parte, ci mancava, o meglio, volevo integrarla anche con la vendita, l'ultimo tassello che serviva per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Certo. Quindi dal dire ti noleggio la macchina per l'esigenza momentanea di una settimana, di due giorni, di due ore, quello che succede per il breve termine, piuttosto che il medio termine con le preassegnazioni, visto le consegne che sono state molto lunghe durante questo periodo di Covid e lockdown, ora il passo in più, il lungo termine naturalmente è il nostro core principale. Chiaro. Il passo in più è stato quello di voler vendere anche le vetture. Vetture nuove, usate, chilometri zero. Quindi cerchiamo, come ci è sempre piaciuto dire e fare in tutto questo periodo, in questi anni di crescita della nostra azienda, di portare a servire il cliente in maniera tailor-made, sempre più vicina al nostro, sempre più vicina ai nostri clienti, sempre più come si può dire, per cucire verso di loro un abito sartoriale. Certo. Cioè noi vogliamo far sentire i nostri clienti a casa. Adesso non lo vedrete, nelle riprese future sicuramente lo andrete a vedere, abbiamo messo anche una cucina all'interno del nostro salone. Cioè, non vi fate mancare niente, io adesso ho visto una Berkel addirittura. Esatto, ho detto, abbiamo una Berkel, abbiamo anche una cucina, sì, noi vogliamo coccolare i nostri clienti. Fantastico, meglio di così li prendete per la gola, quindi non facciamoci scappare niente. Le bottiglie di vino, poi siamo in Franciacorta, quindi non devono mancare. Guarda, diciamo facile, giochiamo in casa, no? Poi si sa che davanti a un buon bicchiere di vino e qualcosa da mangiare, il contratto si firma facile. Una fettina di salame in mezzo al contratto e via, fantastico. Esattamente. Ma, guarda, io ti direi che quasi quasi ti lascio anche il libro a bere qualcosa, no, se proprio vuoi, tanto secca. Io resto qua perché ormai mi sono ingabbiato qua per le prossime 6 ore. Se vuoi ti vado a prendere un prosecco, bene, un Franciacorta, sì. Cosa vuoi? Tanto guarda, sei stato già bravissimo comunque che non ci hai piegato 6 giorni a spiegarmi tutto quello che fai, perché già temevo di stare qua ingabbiato per i prossimi 6 giorni. È perché ho sete. Va bene, adesso guarda, vai a prendere tranquillamente un bicchiere di prosecco, però se mi fai una gentilezza di prendere una prima persona che passa, me lo carichi su in macchina, così almeno continuo l'intervista. Vedo subito e te lo chiamo. Va bene, così almeno magari ci racconta qualcosa in più. Grazie mille a te. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, vediamo innanzitutto chi mi sta portando. Matteo, chi ci porta? Oh, eccoci qua. Ciao, Giuseppe, come stai? Bene, ma guarda, bene. Puoi anche non allacciarti la cintura, no, tanto perché, abbiamo svelato che siamo so fermi. Che tu non sei capace di guidare, quindi... Cioè, ma... Matteo, cioè, lui. Io avevo detto lui è salito con il prosecco, cioè detto fatto, c'è salito con il bicchiere del prosecco. A parte il fatto che stavo mettendo la cintura. Quindi, Giuseppe è così ligio che è salito in macchina e si è messo la cintura. È l'automatismo, sì, perché è tutto quello della macchina.
Sei tutt'uno con la macchina ormai. Sì, sì, tutt'uno con l'altra, però non con questa. Guarda, scusate, vi ho interrotto. Siccome sei un po' in ombra e quindi dalla regia mi dicono che giustamente ti devi illuminare di menso. Non vi perdete nulla. Ti devi illuminare di menso, per cui vabbè, sappiamo che non è uno spettacolo così, però. Lo so, però metti in evidenza il calice. Lui subito per farmi smacco, non è che me ne ha portato uno anche a me. No, arriva, perché era un po' lento il ragazzo, quindi te ne prendo il mio e poi vado a prendere. La prossima volta scegli un catering migliore. Bene, bene, Giuseppe, innanzitutto presentati agli spettatori di questo podcast. Sono Giuseppe, sono il nuovo responsabile commerciale acquisto e vendita di automobili, 35 anni di questo mestiere e niente. Ma li porti bene però, dai. Sì, sì, no, non solo, non è l'età. Ma scusa, non hai 25 anni? Ti davo 25 anni, 35 esperienze mi sembrava esatto, un po'. Esatto, con l'euro sono diventati 25. Con l'euro, fantastico. Dalla lira sono passato con l'euro, adesso sono 25. C'è stato questo passaggio, sì, sì, fantastico. Ma spiegaci un po' questa realtà, dove ci troviamo, il perché, allora, è nata, cosa... Una bellissima realtà, nuova, diciamo che 10 anni fa era partita con il noleggio breve, medio e lungo termine con Matteo. Poi, diciamo, pochi mesi fa ci siamo incontrati io e Matteo e abbiamo deciso di intraprendere questa nuova realtà. Oh, detta così sembra che ci sia... No, ci siamo incontrati lavorativamente, ufficio, lo stavo chiedendo io perché qua stavamo toccando tanti un po', sì, sì, no, sotto quel profilo, siamo ancora in fascia protetta, poi quindi evitiamo. No, ci siamo incontrati, diciamo, sempre sotto l'aspetto lavorativo e abbiamo iniziato questa nuova attività che, diciamo, vuole essere un'attività innovativa, quindi diciamo un mobility hub dove chi entra non può uscire senza macchina, perché abbiamo di tutto. Esatto. Facciamo di tutto, quindi dal noleggio, giustamente breve o medio lungo termine, acquistiamo, vendiamo macchine, aiutiamo i clienti a vendere le vetture, aiutiamo anche i clienti a cercare le vetture, cercando di avere un nuovo approccio diverso da tutti gli altri. Con praticamente quando entrano si trovano a casa loro, addirittura abbiamo un reparto, una cucina adibita, invece di avere l'ufficio, attenzione, adibita solo a livello estetico, dove bene o male facciamo da mangiare. No, assolutamente. E la cosa particolare, più particolare di tutte, è che siamo una concessionaria senza vetrine. Esatto, bravissimo. E infatti è la prima cosa che ho notato anch'io, che effettivamente non ci sono le vetrine, poi quando si entra si scopre il mondo. La casa non ha vetrine, no? Tu entri in casa, sei un ospite gradito, esatto, e ti seguiamo, ti coccoliamo, ci beviamo qualcosina seduti proprio in questa cucina, certo, e troviamo la soluzione migliore che è per il nostro cliente. Come diceva Matteo, quindi ampliando l'offerta dal noleggio alla vendita. Esatto, sostanzialmente è davvero, un cliente oggi con la televisione, con internet è un po' spaesato, no? Poi, quindi cerchiamo di indirizzarlo nel modo migliore per lui, cioè nel senso, quindi secondo le sue esigenze, cercando di capire quello che ha bisogno, certo, e senza sforzarlo nell'acquisto, sì, sì, come fanno tutti gli altri. Noi cerchiamo di accompagnarlo. Va bene, guarda, tanto la marchettata, esatto, la marchettata l'abbiamo fatta, lasciamo andare Matteo. Io vi saluto, sì, esatto. Da solo, mi raccomando, fai il bravo, che qua viene tutto registrato, porca di quella miseria. Grazie ancora Matteo, grazie. Però dovevi dirmi il profilo migliore era questo, fa niente, ormai è andata così. Grazie mille Matteo. Ti porto un bicchiere? No, grazie, no. Ti lascio bere da solo, vai tranquillo. Ok, ci ha lasciato il buon Matteo. Bene, bene, dai, adesso che ci ha lasciato, ma abbiamo fatto la marchettata classica, esatto, bisognava fare la marchettata, ci voleva, eccetera. Dai, porca miseria, venite andiamo a trovarci innanzitutto, sì, questo sì, sicuro. Perfetto, spot, questo spot è così, ma proprio si così blando, si può fare, dai, anche sul podcast si può fare, si tanto può fare. È prodotto da 478 Rent, quindi alla grande, quindi venite tutto. venite, correte numerosi, tanto facciamo come lo spot di un'altra marca, che non diciamo di divani, che però anche la domenica, si è aperto anche la domenica? No, assolutamente. No, proprio per il discorso che facevamo prima, la famiglia è importante, quindi va bene tutto, però la domenica noi la dedichiamo alla famiglia, lasciamo anche i clienti con la loro famiglia. Bene, bene. Allora, entrando nel vivo del podcast, perché nel podcast chi si accomoda su questo sedile come ospite, giustamente noi facciamo delle domande. E la domanda classica, la prima domanda che facciamo è: cosa significa guidare per te? Guarda, secondo me, per quanto riguarda proprio la mia esperienza, per me guidare, vabbè, a parte che se faccio questo lavoro è perché adoro le vetture. Certo. Guido ormai quando vai a lavoro con la famiglia, però essendo camperista, per me guidare è anche libertà. Anche camperista. Esatto, sì. Fantastico. Quindi io prendo il mio camper, guido.
libertà e queste cose qua. Beh, assolutamente, col camper esatto. Ti consente di andare ovunque. Quindi per me la guida è o lavoro logicamente sì, sì, tutti i giorni, oppure appunto la guida piacere. Piacere. Per viaggiare, esatto, fai sì, viaggi di lavoro e viaggi di felicità, esatto, con la famiglia, esatto, eccetera, esatto, fantastico. Però guidare è sempre bello. Ma cos'è che ti ha avvicinato al mondo automobilistico? Beh, sai, come ti dicevo, ormai è 35 anni che sono sì, in questo mondo. Finito il militare, quindi parlo di che non mi ricordo neanche io quanti anni. La guerra punica. Esatto, no? Bravo, ho fatto la guerra la guerra punica. Cosa ero appassionato di sì, vetture, no? Sì, quindi sì, sì. E all'epoca, abitando a Milano, c'era ancora seconda mano per cercare il lavoro. Sì, sì, Non so se ve lo ricordate. Quando ancora eravamo col tutto città, che non esistevano bravo, i navigatori. Sì. E cosa ho fatto? Niente, cercavo, e c'era questo concessionario Lancia fuori Milano che cercava un venditore. Io non avevo esperienza perché avevo appena finito il militare, invece questo signore qua ha visto, non so che cosa ha visto sinceramente, ha detto guarda te ti voglio e vieni a vendere macchine. Da lì ho cominciato vari concessionari, esperienze, tutte queste cose qua fino ad arrivare certo, a questa nuova... Come si suol dire, ha visto lungo, cioè ha visto delle potenzialità diciamo, in te. Diciamo davvero, adesso non voglio perché non voglio fare il fenomeno, però sicuramente sì, perché certo, se lo fai per 35 anni probabilmente e nessuno ancora ti ha picchiato bene, esatto, lo stai ancora facendo, nessuno ancora ti ha cacciato ancora via, ti ha detto esatto, quindi bravo, sei qua con Matteo, sei bello tranquillo, quindi esatto, perfetto, dai, esatto, nessuno ti ha licenziato esatto. Adesso entriamo nella rubrica un po' dell'odio al volante, perché c'è questa cosa che ah guarda però quando guido esatto. Allora io la prima domanda ma che si, mi si viene si può fare proprio i nomi no, no, evitiamo di fare nomi e cognomi perché sennò poi guarda ci partono. Però poi se vuoi farli puoi farli poi, però poi cazzo tuoi, cioè, esatto, io non mi ci metto, mi dissocio completamente, lo dico davanti a tutti, è quello che dice, però nomi cognomi lo conosco da poco, sei libero, cioè hai firmato la policy di privacy eccetera, però sono fatti sì, tuoi poi va bene. No, a parte gli scherzi, volevo chiederti quale comportamento degli altri automobilisti proprio ti dà fastidio, che non riesci a digerirlo, visto che ovviamente utilizzi l'auto per lavoro e sei in giro con il camper. Guarda, io ti dico molto francamente la prepotenza, ecco, quello che sì, quando c'è il prepotente che vuole per forza oppassare queste cose qua così, mettendo anche a rischio tante volte la vita degli altri, ecco, quella è una cosa che davvero mi dà fastidio, sia quando vado in macchina che quando vado col camper. Adesso, certo, io essendo camperista, quando hai un mezzo del genere, il camion che esce senza guardare in autostrada, ecco, la prepotenza mi ha sempre dato fastidio in generale nella vita, ma nella strada che mette in difficoltà e soprattutto rischi la vita a te, tua e quella degli altri, ecco, quella è una cosa che non, sì, sì, beh, che non sopporto. Poi con il camper ovviamente è una guida diversa rispetto esatto, per l'automobile, più tranquillo. Non mi piacciono come guidano i camperisti. Quindi, ecco, classico, è classico come anche dici, motociclisti, scooteristi, oppure è classico, dici la categoria che non tutti si amano, non esatto, tutti si vogliono però non bene. È che c'è una categoria migliore o peggiore, certo, c'è l'idiota in tutte le categorie e quello bravo in tutte sì, le sì, categorie, no, quindi chiaro, chiaro, io dico il prepotente, ecco, diciamo la sì, prepotenza, sì, sì, quello. E invece come il passeggero peggiore per te, qual è? Oh, qual è il passeggero magari che hai anche avuto, che magari è una tua esperienza con un passeggero? Io lo so che rischierò grossissimo, okay, però diciamo il passeggero che è il migliore in assoluto, sì, ma è anche il peggiore, sì, lo posso dire, scusa amore, ma è mia moglie. Ecco, perfetto, te trovi le carte del divorzio pronte quando sei... No, la mia compagna, perché è la mia compagna di vita, quindi per carità, nel senso, è bello averla al mio fianco, certo, ma... Lei non avendo la patente, logicamente certe cose non le e quindi è l'ansia che ti porta, però nel senso come passeggero è il donne, top, motori, gioie e dolori, è il classico detto quindi che però è il top, della, è il top sì, averla a fianco perché è la mia compagna, però nello stesso tempo quando guido è a destra e a sinistra e frena, però ci sta, e quindi certo, è il miglior passeggero che io possa avere, ma nello stesso tempo okay, è quello più fantastico. Esatto. Guarda, è giusto per la rubrica figure di merda, proprio così, ma la figura di merda che hai fatto in auto, alla guida dell'auto, ah, è quando stata? Sono riuscito a passare in contromano col camper, quello sicuro. In contromano col sì, camper? Sì, sì, sì. Sono uscito da un campeggio, eravamo in Austria e sono riuscito ad andare in contromano. L'unica figura che posso dire, infatti mi ha corso dietro quello del campeggio, però diciamo certo, l'unica figura che ho fatto, anche perché sono uno che...
forse sì, magari sì, quando ero giovane, ma per, certo, non me le ricordo più, le ho debellate. Sì, sì, però beh, questa figura me la ricordo perché l'ho appena fatta, no, quest'estate, perché... che sono entrato, certo, in contromano e mi dici dove cavolo sei? D'altra parte. Sì. No, beh, poi, è ovviamente indimenticabile, perché andare in contromano con un camper, già dici, con una macchina, un utilitario, ma con un camper. Sono riuscito a farlo, no, sono riuscito a farlo. Ma qualcuno, cioè, hai trovato qualcuno? No, fortunatamente, no, però è bello che quello lì mi correva dietro, io ti dico cosa gli stavo dicendo, ma che vuoi, dove vai, dove vai? E io, perché c'era un'entrata, un'uscita, era un grosso campeggio, e allora mi ho detto, ma chi cavolo, ecco, quella è la figura, perché gli giravo dietro a lui, che mi diceva che giustamente ho fatto la stupidata, ma no, gli bestemmiamo dietro a lui, che cavolo, sto tedesco, sai com'è? Sì, sì, vabbè, poi figuriamoci. Sempre poi, a parte, adesso apriamo anche una rubrica che è cucita addosso a te, proprio col tuo lavoro, con quello è la figura di merda che hai fatto vendendo l'auto, cioè la peggiore figura di merda che hai fatto. Questa ti spiego, questa è indimenticabile, ti spiego, perché è passato veramente, ma abbondantemente 20 anni sono passati, però è talmente DM che è impossibile non averla. Ma la devo raccontare davvero? Sì, sì, allora raccontala, dato ormai l'hai detto. Ormai, allora, niente, io lavoravo per un grosso concessionario di un grosso marchio premium a Milano, che è aveva un salone piccolino, praticamente una boutique, in uno dei centri, in dei quartieri più in di Milano. Un quartiere che, non so se lo sapete, ma il quartiere Frua, è un quartiere veramente top, in Piazza De Angeli, quindi c'è tutta gente così. Io ero nella prima scrivania, giovincello, bello, entrano, bravissimo, entra questa coppia, lui un bellissimo uomo, perché lo vedi quando uno è affascinante, classico tipo sai, quegli avvocati, quei giudici, capelli bianchi, elegantissimo, lo vedi, sai, con l'orologio Rolex, così, e a fianco una ragazza bellissima. Bella, veramente bella. Occhio che già prima hai fatto con la tua compagna. Adesso se parli della ragazza, poi dopo veramente non torni più in casa, ti cambia la serratura, così arrivi e basta. 25 anni fa. Era 25 anni fa, che quindi quella era la mia compagna. Infatti ha bussato al finestrino la sua compagna, che sente, secondo me si è messo addosso qualcosa. Il cellulare? No, perché ti ha messo addosso qualcosa, perché... Allora ti dico, entra questa ragazza molto bella, quindi così, allora, buongiorno, vorrei vedere una macchina piccola per la ragazza, una Polo, e cominciamo a fare la trattativa, gli faccio vedere la macchina, le solite cose, no? Ci sediamo alla scrivania, trattativa, prezzo, mica prezzo, colore, quando arriva, le solite cose, finché a un certo punto lui mi dice, va bene, allora compriamo. Perfetto, allora a chi la intestiamo? A lei o a sua figlia? Già, bravo. Non era sua figlia? No. Ecco. Lui mi gira e fa, guardi, non è mia figlia. E io poi logicamente mi sono messo a ridere e gli ho detto, scusi, però lei è veramente una persona fortunata, mi perdoni, però veramente è stato... E allora da lì, e questa è stata una figura che uno non dovrebbe mai fare, mai... Effettivamente, una gran figura di M, così, però ti sei salvato. Lei è sua figlia, però un gelo assoluto. Fantastico. Dopo questa bella aneddoto che ci ha raccontato di questa figura, che sei riuscito a recuperarla comunque. Sì, vabbè, però... Io ti ringrazio di questa intervista, di essere stato qua come ospite. Davvero, è stato un piacere, ci siamo divertiti. Ti invito a far entrare il primo che passa, proprio guarda, il primo che trovi, che passa, buttamelo in macchina, così almeno continuo a intervistare anche lui. Vabbè, e vai a prenderti un bel prosecchino anche te, allora, con Matteo. Guarda, io l'ho trovato, chi c'è? Va bene, dai. Subito. Il primo che trovi. Vediamo, adesso sono curioso di sapere chi ha trovato Giuseppe, perché veramente adesso qua c'è un sacco di gente e... Ecco qua, permesso. No, vabbè, non ci credo. Ma che piacere, Giancarlo. Cioè, veramente gli ho detto a Giuseppe, ma trovami il primo che passa, cazzo che culo. Cioè, Giancarlo Fisichella, il primo così che passava proprio. Primo passavo proprio per caso. Fantastico, sei passato di qua così casualmente. È un grande piacere averti qua come ospite. Tanto nessuno ti conosce, perché nessuno ti conosce. Qualcuno, figuriamoci, esatto, proprio qualcuno. Ma cosa ci fai te qua? Cosa ci fai qua? Perché cosa sei qua faccio? Di passaggio? Ovviamente oggi c'è l'inaugurazione di questo concessionario 478 Rent, io sono l'ambassador del marchio 478 Rent, certo. Quindi ho un gran piacere di essere venuto qua
per l'inaugurazione, sì. Ci stiamo divertendo, un bellissimo, come dire, stabile, sì. dove ho visto bellissime macchine. C'è anche da mangiare. Hai già dato, mangiare, bere, e la musica che non guasta, non guasta, quello assolutamente. A parte che tu già sei abituato, perché sei stato il primo ospite, tra l'altro, della prima puntata di questo podcast di 478 Rent. Esatto. Quindi già ormai sei, così dire, navigato, sai già tutto, quindi, e hai partecipato durante l'edizione, appunto, della Mille Miglia. Ma qui mi viene un po' una domanda sotto, perché insomma l'ultima edizione della Mille Miglia 478 lo sappiamo che ha vinto, perché proprio ha vinto, cioè facciamocene vanto, ha vinto, quindi dobbiamo dirlo, ed è così. Però mi viene una domanda, ed è una domanda che voleva farti Matteo, però mi tocca fartela io, perché lui sta bevendo il suo prosecchino, perché l'ho lasciato andare, si è bevuto il prosecchino, e dice, ma scusami, ma quando guidavi tu nella precedente edizione della Mille Miglia, perché 478 è arrivata terza, e invece quando ma non secondi. È guidato, secondi, ma quando invece non hai guidato te, hanno vinto, perché? Allora, prima di tutto, perché c'era Matteo accanto a me che mi dava le istruzioni e quindi me le dava sbagliate. Sì, poi guarda, ti interrompo, scusami, ma ammetto che non è di Matteo questa domanda, ma è di quel bastardo lì, produttore, che vedi dalla regia, che ha deciso lui di fartela, così sgraviamo subito e via. Però no, continua a raccontarci, perché sono curioso. Poi sono gare di regolarità a 22, a 26, a 28, a 38 chilometri orari. Sì. Io come faccio ad andare a 38 km orari su un punto, su 5-6 km? No, non sono scuse queste. Soffro. Soffri, cioè. E quindi, no, dai. Sì, perché tu sei abituato ad andare giù tutto a gas e via, quindi devo stare nel tempo. No, sicuramente è stata una bellissima esperienza. Con Matteo ci siamo divertiti, c'erano degli avversari molto bravi, però quest'anno, ecco, sono stati altrettanto bravi sia Matteo che Paolo Piva, che l'ha portata a termine lui. Sì, che poi c'è anche questo detto che si dorme poco durante la Mille Miglia, e quindi fa un po' strano anche che un personaggio sportivo come te, un campione che è abituato a fare la 24 ore di Le Mans, dice, ah no, non riesco a dormire poco durante la Mille Miglia, è un po'... Sì, no, sono abituato a questo tipo di alzatacce, a dormire poco, a dormire niente, però insomma pure la Mille Miglia ti mette a dura prova, perché arrivi tardi la sera, dopo tanti chilometri che fai durante il giorno, e la mattina noi con le macchine green eravamo i primi ad entrare, ad aprire, proprio non ti sveglia nemmeno il motore, però tu dici, ah, metto in moto, insomma senti i cavalli che qui tutte silenziose, quindi ti coccolano e ti viene sonno, perché poi effettivamente così non bastano neanche i thermos di caffè proprio per rinvigorirti e tirarti su. Esatto. Beh. E poi ecco, la mattina alle 5:30, 5:40 eravamo proprio i primi ad aprire la Mille Miglia, e tutti i giorni così. Insomma, diventa ovviamente un discorso pesante, poi come Mille Miglia Green, naturalmente stiamo parlando come Mille Miglia Green. Sottolineiamo questa cosa chiaramente, perché è la Mille Miglia Green fatta proprio con i veicoli elettrici, come la Tesla che siamo a bordo, che tra l'altro è quella che ovviamente ha condotto anche te durante quell'edizione, quindi fantastico. Ma torniamo su quello che stavi dicendo prima, che tu sei il brand ambassador di 478, quindi cosa significa per te essere brand ambassador di 478? E scusami, naturalmente è una marchettata che sono obbligato a fare, perché siamo qua in casa 478 e dobbiamo fare questa marchettata. Ma sai, fare l'ambassador di qualche società fa parte del nostro lavoro. Certo. Poi ecco, se è nel mondo delle macchine è ancora meglio, sento più a mio agio, sto nel mio mondo, quindi una volta che ci siamo conosciuti con Matteo ci siamo subito presi in simpatia, siamo diventati amici e abbiamo trovato un accordo e siamo contenti. Fantastico. Già il secondo anno che andiamo avanti, non abbiamo problemi di continuare insieme per il futuro. Quindi questa unione, appunto, che si è creata e sta continuando nel tempo con le passioni comuni, perché anche Matteo ci ha raccontato della sua passione, eccetera. Per quanto riguarda invece proprio il settore di 478 Rent, quindi la parte di noleggio, tu consiglieresti il noleggio operativo alle persone? Assolutamente sì, anch'io
Ovviamente nell'accordo che abbiamo trovato con Matteo ho una macchina che usiamo in famiglia e quindi sono comodissime, non devi pensare a nulla, sono contratti dove tutto è compreso, c'è anche il cambio invernale estivo delle gomme, l'assicurazione, qualsiasi cosa, guarda, c'è tutto. Conviene fare questo anziché comprare una macchina nuova, perdere il giorno dopo già il 20-30% del valore e pagarci l'assicurazione, pagare le manutenzioni e le gomme, insomma. A questo punto non ha senso, cioè ha senso fare un noleggio a lungo termine. Sì, è proprio lo slogan di 478 Rente che anche arrivando negli uffici a Serenio c'è sullo zerbino guida senza pensieri, che è proprio il claim, che è proprio quello che hai detto tu. Ma va bene, a parte dopo questa marchettata che eravamo costretti a fare perché sennò mi licenziavano anche, quindi dobbiamo parlare anche di questo, ma mi interessava anche entrare un po' nel tuo personale, anche se è vero che già hai raccontato tanto nella prima puntata del podcast. Io ti seguo personalmente anche sul tuo profilo Instagram, quindi ho visto un po' di tue vicissitudini, con piacere ti seguo, e ho visto che sei appassionato di bicicletta, di ciclismo, quindi mi è venuta una domanda così, che tra l'altro stavo parlando con il regista prima e gli ho detto, ma pensa Giancarlo, ma quando vai in bicicletta sarà come quando è sull'auto, nel senso ti segue un'ammiraglia perché se buchi ti cambia la gomma o arriva lì il tuo massaggiatore, oppure no, lo fai tranquillamente? Ma guarda, è uno sport, un hobby che faccio da tanti anni e questa mattina anche sono andato a fare 90 km in bici. Sì. A volte abbiamo la possibilità di sfruttare, ecco, un'ammiraglia, cosa che abbiamo fatto in questi giorni con gli altri piloti del Driver Academy Ferrari, e siamo stati insomma condotti da un'ammiraglia in più in sicurezza, ma nello stesso tempo con il mio amico Emiliano Cantagallo abbiamo la possibilità di poter entrare nella pista di Vallelunga ogni tanto la sera e girare in tranquillità su un biliardo in completa sicurezza, dove abbiamo anche organizzato 3-24 ore di bici. Durante la 24 ore di bici che c'è stata a luglio, io, Matteo e Jimmy Ghione abbiamo fatto una serie del podcast mentre c'era la gara, noi con la macchina pianissimo insieme agli altri ciclisti parlavamo come stiamo parlando io e te adesso. Esatto, e ricordiamo che è la puntata numero 7 del podcast, per cui chi se la fosse persa e chi è puntata numero 1, la puntata 7 vedete la 24 ore. È con Jimmy Ghione e io che raccontiamo dei nostri aneddoti. Un po' di cacciara, un po' di cose così, e ci sta da vedere, assolutamente, da vedere. E un'altra cosa che volevo chiederti della tua vita in generale, perché chiaramente tutti ti conosciamo come ovviamente campione automobilistico, però agganciandoci un po' al film Sliding Doors, non so se l'hai visto, proprio quello del video, se tu dovessi scegliere, avessi avuto l'opportunità di scegliere un altro mestiere, un'altra vita, cosa avresti fatto invece che quello che hai fatto legato al mondo dei motori, tutte le vittorie? Ma quando ero piccolino io ero molto appassionato di Formula 1, perché mio papà mi ha trasmesso questa passione, con lui vedevo tutte le gare possibili. Però cioè, non pensavo di diventare pilota, quindi inizialmente siccome giocavo sempre a calcio sotto casa, a scuola, così mi piaceva tanto diventare magari in futuro un giocatore di calcio. Poi un giorno a 8 anni siamo andati a vedere una gara di go-kart, io e mio papà vicino Roma, alla Pista d'Oro di Roma, e quando ho visto che sono entrati dei bambini che avevano la mia stessa età, avevo 8 anni, ho detto, ho guardato mio papà, ho detto papà, voglio il go-kart, metti messo il go-kart, quindi è iniziato a respirare i primi profumi. È iniziata per gioco, però già dal primo giorno mi ricordo, insomma, lui mi affittò il kart perché ancora non era arrivato il mio, e ha pagato 10 minuti, 15 minuti, una roba del genere, ma finché non è finita la benzina non mi sono fermato, quindi lì per me è nato questa passione, questo amore per il kart, per il mondo automobilistico, e già da quell'età ho cominciato a sognare
sì, è sì, ovvio, è un classico, si sogna. Poi piano piano che crescevi, cominciavi a diventare un po' più professionista, a dedicarti solo a quello. Avevi già quindi un idolo automobilistico? Sì, inizialmente era Niki Lauda, poi Ayrton, certo, Senna. E poi piano piano che crescevo, io ho pensato solo a quello, certo, ho vissuto solo per quello. Quando avevo già 16 anni ero un pilota ufficiale di una casa costruttrice telai e motori di go-kart, ero uno dei pochissimi piloti anche stipendiati al mondo, e poi ecco, quando ho avuto la possibilità di correre in Formula 3, e lì cominciavo a sognare, a sperare, a farci un pensierino. Però chi mai lo può dire su 20 posti in tutto il mondo che ce la fai un giorno? Io mi reputo fortunato di esserci arrivato, di esserci rimasto tanti anni. E che vuol dire tanto, effettivamente, sì. Hai detto tu, è una grandissima fortuna, è un po' un sogno che anch'io personalmente avevo i tuoi stessi idoli, perché poi siamo cresciuti un po' con quelli e sono quelli che ci sono rimasti anche nel cuore. Io ho anche un casco ancora, è un modello di Niki Lauda, perché vabbè. E il bello è proprio le emozioni che hai raccontato, perché effettivamente sono quelle cose che chi un po' anche come me ha vissuto in tutti gli autodromi, si respira già da piccolo quel profumo, quei rumori che adesso un po' mancano, perché non ti nego che effettivamente adesso vedi le gare automobilistiche, spesso, soprattutto adesso, va bene, abbiamo parlato della 1000 miglia green, sono tutte silenziose eccetera, è diverso rispetto a quello che però è stato veramente bello sentire il tuo racconto di questo che non sapevo, appunto, come ti eri approcciato al mondo delle auto, e questo legame ovviamente anche paterno che ti ha introdotto all'interno di Fantastico, no? Ti ringrazio, perché veramente aver condiviso questa è stata una cosa molto importante. Ora tocchiamo un altro ambito, la figura di merda. Sai che dovresti esserci abituato, perché insomma ti è già stata fatta magari la domanda qual è stata la figura di merda peggiore che hai fatto. Io in questo caso quello che mi viene in mente è la figura di merda, visto che hai già risposto molto bene precedentemente alla tua figura di merda nella prima puntata, che è appunto del podcast, la figura di merda invece che hai fatto in ambito Formula 1, quindi guidando in Formula 1, ma non necessariamente guidando, quindi una figura di merda in generale, che sia nei paddock, che sia, ti viene in mente qualcosa di particolare? Non in particolare, a parte insomma una volta in un parcheggio ho strusciato un cerchio abbastanza, sì, in malo modo, e c'era gente che stava là intorno e insomma, adesso devi approfondire perché devo capire, ma in cerchio, cioè tu stavi guidando, eri a bordo di parcheggiando, okay, però era nell'ambito, diciamo, sì, sai, di quando arrivi in pista, okay, quindi c'è, cioè, ci sono, sì, tante persone, sì, che poi ti, sì, vedono, la fisichella in macchina, sì, qua, là, lì. Quindi eri sulla tua macchina? Sì, su una macchina a noleggio. Su una macchina a noleggio, per fortuna, così avevi l'assicurazione. Sì, sì, sì. Okay. Però ecco, un pilota di Formula 1 arriva, parcheggia, fa lo splendido, ta, sì, ta, ta. Grag. Chi è questo? Giancarlo Fisichello. Ma come? Cioè, il campione tira il cerchio. Dice, va bene tutto, però. Però dai, no, vabbè, ma è questa davvero la figura peggiore che hai fatto? No, dai, cioè, no, non, per non fortuna non ne ho fatte tante brutte. Dai, svelaci la vera figura che hai fatto, non credo che, dai. No, non, veramente? Non c'è cosa che mi ricordo così su due piedi. Va bene, allora ti crediamo. Il prossimo podcast spiegherò, sveglierò insomma la figura di M. Fantastico, no, va bene, dai, a parte gli scherzi, io ti ringrazio di cuore di nuovo per questa intervista che ci hai concesso, per le cose nuove che abbiamo scoperto, e come ho fatto con gli altri ospiti, ti invito a prendere il primo che passa e farlo accomodare in macchina. Bene. Giancarlo, grazie mille di tutto, sei stato fantastico. Ciao a tutti. E buona bevuta, e innanzitutto vai a brindare con Matteo, ricordali che non mi ha portato ancora il calice di prosecco come aveva promesso, quindi allora te lo mandiamo. Grazie, dai. Giancarlo, grazie ancora. Ciao. Buon proseguimento. Grazie. Ciao, grazie. Portaci la prima persona, la prima persona che trovi. Veramente? Adesso vediamo, io sono curioso di sapere chi ci porterà Giancarlo Fisichella, perché
Vediamo, vediamo chi entra, chi entra, chi è. Oh, personaggio importante. Dov'è che devo guardare? Dimmi dov'è che devo guardare. Devi, guarda, questo è l'obiettivo, questo è l'obiettivo, là. Senza timidezza. Personaggio importante di una certa presenza, non solo fisica. Di un certo peso. Peso, vabbè, il peso, dai, va bene. Allora, ma innanzitutto presentati chi sei, perché io ti conosco, ma devono conoscerti anche gli spettatori del podcast. Mi presento in chiave di... Allora, io sono Paolo Pesenti, classe 74, grandissimo appassionato di automobili, da sempre lavoro nel settore, da quando... Nel 1999 sono entrato in una concessionaria Alfa Romeo, perché io sono alfista dal capo ai piedi, e scherzando ho detto, ma io questo lavoro dobbiamo lo farei... Dobbiamo arrivare con una BMW però, perché? No, non è possibile. No, non è geneticamente possibile. Ah, ok, mi sono confuso. E il titolare mi dice, ma guarda, noi cerchiamo, se vuoi vieni qua, e il giorno dopo vendevo Alfa Romeo. Sì. Finito, questa è la mia storia, l'inizio della mia storia. Sì, l'inizio della tua storia, ragazzi, chiaramente. No, beh, potrei chiaro, parlare sì. Per ore, ma non so quanto tempo ho. Certo, ma guarda, 4 del mattino Matteo voleva stare 6 giorni a raccontarmi la sua vita, ora anche te magari stringila un po', breve, però vabbè, no, a parte gli scherzi. Stringerò. Sì, facci capire di più quello che fai, perché noi ti conosciamo ovviamente come persona anche fondamentale all'interno di 478 Rent, quindi come un partner sicuramente, posso dire, di fiducia. Un partner che chiaramente ci dà grandi vantaggi, ma sei anche dealer, sales dealer. Parlaci della società. Sì, ho capito dove arrivare. Okay, dai, allora, diciamo, dopo okay, la mia carriera automobilistica che mi ha visto vendere sì. Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, lo sì. Dico con orgoglio, perché insomma a 25 vabbè, anni ti aprono le porte di Gardaland e ti dicono vai, questo è tutto per te, insomma vabbè. Nel 2012 conosco Marco Marli, il fondatore di MotorKey, mi innamoro della sua vision e entro in MotorKey quando MotorKey era credo forse 15 persone. Sì. 2 anni fa ci siamo quotati in borsa, siamo circa 500 persone, ho vissuto tutta questa escalation, è stata una roba veramente da scriverci un libro, mia moglie scrive libri, poi magari un giorno gli faccio scrivere questa storia. Ecco, abbiamo fatto la marchettata anche tua moglie. Ho fatto la marchettata. Se c'è qualche produttore a casa va bene. Non potrò Riverton dire che libro comprare, ma vabbè, fa nulla. E quindi niente, entro in MotorKey, è veramente stata una cavalcata, non lo so, probabilmente tanti sono appassionati di Elon Musk, Steve Jobs, certo. Se potessimo scrivere un libro sulla storia di MotorKey credo che ci assomiglierebbe parecchio, ovviamente più in piccolo, però è una bella storia italiana di una azienda che veramente dal nulla, da un sottoscala, e quando dico sottoscala non è un eufemismo, è diventata una realtà importante nel panorama automobilistico italiano. Sì, sì, noi oggi aiutiamo 5.000 concessionari auto a svangarla nel digitale e cito 478 perché, guarda, non l'obiezione, la considerazione che più spesso fanno i miei clienti è: ma io sono troppo piccolo, a parte che questo è vero in qualsiasi caso, io sono piccolo, io sono grande, io sono basso, io sono alto. Matteo, quando ci siamo conosciuti, allora sono entrato nel suo ufficio, ho visto un simulatore, ho detto io e te saremo amici, e così è stato. Esso subito. E da lì siamo partiti, è il sito, il CRM, le campagne marketing. Oggi quando mi dice cosa grazie a noi fattura ogni mese, e dico beh, lavoro, dire che l'ho fatto bene, il mio lavoro vuol dire che l'ho servito. Sì, che è la cosa fondamentale, perché chiaramente l'hai detto tu, il tuo lavoro è quello, lo fai con grande passione, perché lo so che lo fai con grande passione proprio perché è legato al mondo automobilistico. E ma direi che qua siamo un po' tutti oggi, condividiamo questa passione per le auto, perché effettivamente siamo cresciuti con i motori. Poco fa Giancarlo mi ha raccontato un aneddoto che poi dopo potrai guardare anche te all'interno di questo podcast. Esatto, lo so benissimo, e potrai vedere proprio perché Giancarlo ha iniziato a guidare, come ha iniziato a guidare, quindi dicevo condividiamo proprio questa passione comune. E poi per carità è vero che io come te condivido l'inizio su Alfa Romeo, perché anch'io ho iniziato a lavorare in Alfa Romeo, quindi è vero che un po' quando il cuore ti inizia a battere per queste case automobilistiche, poi io l'ho abbandonato perché poi ho tradito con marchi tedeschi, poi quindi
So, vabbè, mamma mia, a parte scendere. Questo guai, ma giusto per parlare ancora dell'aspetto proprio lavorativo, tu nel caso noleggiando un'auto, cosa cercheresti in un'auto? Cosa ti piacerebbe avere? Quali vantaggi vorresti avere? Cosa... Ma guarda, io sono il cliente più rompipalle per i noleggiatori, perché di solito il cliente che noleggia un'auto viene e ti dice: senti, vorrei un SUV da 500 euro mese, vedi un po' tu cosa trovi subito. Che non sa nemmeno cosa riguarda il noleggio, perché magari non è informato. Io arrivo e ti dico: guarda, voglio una Stelvio rossa con questi cerchi, fatta così, mi raccomando la cromatura, e se riesci a mettere, e quindi non sono proprio, da quel punto di vista non sono il cliente tipico del noleggio, anche se poi è da... È il cliente difficile. Sono il cliente difficile. Il classico cliente rompiballe che dice: speriamo che va bene. Anche se poi sono, credo 15 anni che guido auto noleggio, e per fortuna, perché qualcheduna l'ho anche pitturata su qualche muro, e se non avessi avuto casco, furto incendio e tutto il resto, sarei ancora qui a pagare i danni, esatto. Quindi per fortuna che c'è il noleggio. E questo è il grossissimo vantaggio, che effettivamente, perché spesso lo si dice anche per i neopatentati, perché adesso so che tanti neopatentati noleggiano l'auto, e questo è un grosso vantaggio per i genitori, perché un po' tutti siamo stati, io devo dire, giovani e pirla, e le prime esperienze con le auto, ahimè, bisogna, come hai detto tu, dipingere qualche muretto, qualche panettoncino, qualche in questo caso lo sicuramente fai, noleggio lo fai. Oppure fa la adesso parte. Che tu non sai se comprare un ibido, un elettrico, un MEV, un FEV, un BEV, un vai, se sei tutte queste sigle che adesso tante persone non sanno nemmeno, perché dicono: ah, ma il hybrid, il PHEV, il MMH, cosa comprarla, la noleggi, esatto. E fra tre anni la posso attaccare con lo sciuco in garage, perché poi ti chiedono tutto, lo so benissimo perché ti chiedono questo. Vai bene, bene. Beh, a parte questa marchettata che siamo sempre obbligati a fare, io lo dico personalmente, perché se no mi licenziavano, quindi per forza bisogna farla. Non è una marchettata, no, assolutamente. Così, cioè, è logica. È la realtà, e sappiamo benissimo, visto che siamo in questa casa oggi, in questa puntata speciale, proprio per parlare di noleggio. Però non le noleggiano. Noleggiano e vendono, noleggiano, no? Perché vendono, prima qui dentro, Giuseppe insomma, mi ha detto che è vendita e noleggio, quindi si fa un po' tutto, si mangia, si beve, pur di comprare il cliente, perché qua si compra il cliente, lo non si è fa ubriacare poi. Si mangia, perché mi ha detto: guarda, c'è una bellissima cucina che dopo andrò a vedere, tu l'hai vista, io non l'ho ancora già vista. Anche provata. Io quando sono entrato ho visto la Berkel, ho detto: porca miseria, vi trattate bene i clienti. Infatti mi ha detto Matteo: guarda, abbiamo anche una cucina dove facciamo da mangiare, coccoliamo i clienti, diamo a bere. Ho detto: va bene, fettina di salame nel contratto e via. E sono belli contenti. Sempre bene. Vabbè. Ma entriamo un po' sulla tua vita, così adesso ti spaventi, dici: ma cosa vuole sapere questo qua? Non è preparata l'intervista, quindi io non so cosa sto non per è preparata. Adesso guai, in effetti non è preparato. Per quanto riguarda la tua passione per la McLaren, io so che hai una grande passione per la McLaren, quindi hai modellini McLaren, vai. L'ho allora, toccato sul vivo qua. Allora, aspetta, ecco. Io ovviamente sono ferrarista, alfista, maseratista. No, mi hanno dato le informazioni sbagliate, allora. È tutto quello che finisce con ista. Ok. È ovvio che da appassionato di Formula 1, anzi fra... Sì, infatti te lo stavo dicendo, hai dietro il cellulare, si colleghi col cellulare, va bene? Devo andare a vedere il Gran Premio del Qatar. È ovvio che da appassionato di Formula 1 non posso far finta che McLaren, Williams, oggi siano delle scuderie che meritano assoluto rispetto. McLaren poi per i trascorsi con Ayrton Senna, cioè adesso potremmo parlarne per ore, non diventerebbe un podcast, diventerebbe... Chiaramente. Però ragazzi, McLaren, grande scuderia. Detto questo, io sono italiano e non posso, scusate, forse ho toccato il microfono, e non posso non tifare solo Ferrari, perché credo sia la nazionale italiana di Formula 1, ed è nostro dovere e compito tifare Ferrari, non c'è allora, per me alternativa. Chiaramente mi sono permesso di scherzare, ma perché sapevo benissimo della tua passione per la rossa di Maranello, cioè lo sapevo, e quindi guarda, ovviamente, ho fatto l'alpino. E dico sempre: quando tu canti 365 volte la mattina l'inno d'Italia e 365 volte il pomeriggio, perché chi ha fatto il militare sa che ovvio, non può non entrarti dentro quell'orgoglio di essere italiano, e quindi la declinazione è guidare auto italiane, tifare auto italiane e tutto quello che ci sta. Beh, adesso andiamo sulle rubriche sfiziose, però rubriche sfiziose. Ho paura. E hai paura. La prima rubrica è odiare guidando. Odiare guidando. E praticamente si suddivide in due parti, no? Una prima parte che parla proprio dell'odio al volante, quindi, e l'altra parte è la parte delle figure di merda. Cioè, sono queste due parti, quindi apriamo proprio.
questa rubrica e andiamo un po' in ordine per quanto riguarda. Quindi io la prima domanda che mi viene da farti è quale passeggero non vorresti mai avere in macchina? Proprio quello più fastidioso, quello che... Vabbè, allora la risposta è, direi, scontata, è quello che ti dice come devi guidare. È quello che ti dice: no, ma fai così, metti la freccia, ma perché non hai frenato lì? Oh, scendi e comprati la macchina tua, vai con la tua macchina. Questa direi che è una risposta forse scontata, ma credo che sia veramente il passeggero più odioso. Io le mie vacanze, io quest'anno ho fatto 4200 km toccando 5 circuiti, e le mie vacanze di solito sono organizzate così, quest'anno ho fatto Norris, Nürburgring, Zolder, Spa-Francorchamps e così via, a fianco mia moglie che invece è bravissima, cioè non che sta zitta. Non l'hai fatta scendere quindi? No. Lei è bravissima, adoro fare queste vacanze con mia moglie perché lei è, siamo anime gemelle, quindi ci piace viaggiare per l'Europa, non fare le autostrade, quindi vedere panorami che non vedrai mai più per il resto della tua vita, perché quella strada non la imboccherai mai più. Perdersi nelle lande della Francia, della Germania, dell'America, la Route 66 ho fatto qualche anno fa, è stato fantastico. E con mia moglie a fianco, zero problemi. Quindi le mogli come passeggere fondamentalmente sono sempre quelle che o sono ben accolte, ben accette, oppure veramente uno se le lascerebbe giusta, lì. Sì. Se la moglie è giusta, se così, la moglie questa, è giusta, sì, è un grande podcast femminista questo proprio, nel senso che io l'ho sposata perché amo mia moglie, quindi voglio dire, beh certo, ovvio, se poi, uno non va d'accordo con la moglie è meglio che non fa le vacanze che faccio io, anche perché poi fare viaggi così lunghi come fai con una moglie a fianco eccetera, c'è chi le lascerebbe dopo 100 km all'autogrill perché non sopporta più, perché no, si attaccano, sai quello che si attacca alla maniglia, ci diceva anche Giancarlo in una puntata del podcast che odiava quelli che si attaccavano alla maniglia proprio, quindi guarda, è un classico anche quello. 14 di agosto ero al Nürburgring e mia moglie aveva i piedi anche sul cruscotto per tenersi, perché chi all'ascolto non ha portato sua moglie al Nürburgring, non le ha fatto vedere i sorci verdi. Chi non ha portato la moglie? Ma chi? Cioè, anch'io domani mattina mi alzo e porto mia moglie al Nürburgring. Cioè, penso che le mogli... Giusto per rincarare la dose, la quarta volta. Non è che vai al lago, vai a Nürburgring, cioè giustamente. È un luogo romantico dove andare con una moglie. Vabbè. Chiaramente sa ed è consapevole ovviamente della tua passione, e condivide con te. Io e mia moglie ci siamo conosciuti al Gran Premio di Monte Carlo, quindi quando a volte protesta le dico sempre amore, non mi hai conosciuto all'oratorio, mi hai conosciuto al Gran Premio, quindi insomma è un po' naturale. Certo. Ma per quanto riguarda invece quando poi guidi eccetera, quali sono magari i comportamenti che ti danno più fastidio, che non vorresti incontrare, avere? Cioè, assolutamente quelli che in autostrada non occupano la corsia libera più a destra. Io non riesco a capire cosa ci sia di difficile nello stare su quella. Io non vado forte perché per lavoro faccio tanti chilometri e la cosa più cara che ho al mondo è la patente. Non posso permettermi di perdere punti sulla patente. Beh, quindi certo, non vado forte. Però cavolo, se vai 90 all'ora, ma stai in prima corsia, io vado i miei 130 in seconda, al massimo in terza, quando io veramente faccio tantissima autostrada, quindi questo è il comportamento numero uno che non posso sopportare. Comportamento numero due, anche questo scontatissimo, i ciclisti che stanno in coppia. Quindi siamo benvenuti al podcast della tolleranza. Perché questo... Però vabbè, il ciclista diciamo che a meno che di determinate strade non lo incontri così spesso come il fenomeno da seconda o da terza corsia. Quindi... Però quando ho scoperto sul codice della strada che puoi superare a destra, ho risolto tutti i miei problemi. Perfetto. Quindi con i ciclisti tu hai ottimi rapporti? No, con quelli che stanno sulla seconda e la terza corsia. Con i ciclisti... No, perché Giancarlo Fisichella sai che è un ciclista. Sì, lo so. Abbiamo parlato so. Prima proprio della sua passione, il ciclismo, eccetera. Lo so. Ok, perfetto. Bene. No, perché poi non si sa mai che magari volessi parlare male di Giancarlo. No, ma lui va in pista, quindi, ha fatto la 24 ore di Vallelunga. Senti, occhio che hai firmato la policy. A nessuno, cioè è bello tranquillo. Aspetta, guarda che Giancarlo poi guarda la puntata, stai attento. Ciao, perché, Giancarlo. Ecco, cioè, ok. Vabbè, dai, allora, adesso partiamo con la rubrica figure di merda. Bella questa. Ecco, ok. La figura di merda peggiore che hai fatto alla guida dell'auto? Tantissimi. Da dove comincio? Ok, da dove perfetto. Comincio? Adesso siamo qua a 6 giorni per raccontarle. No, la peggiore, dai, ricordati la peggiore che hai fatto, la peggio figura. Allora, me ne vengono in mente due. Allora, la prima
È scontato dirlo perché è successo poco tempo fa, a maggio alla Mille Miglia che ho fatto con Matteo, l'ho tamponato. Tamponato? Ho tamponato Matteo, vabbè, in gara. Scoop? lo ammetto. Vabbè, allora, non so, cioè, sarebbe da raccontare il contesto. No, ma raccontaci, però allora, raccontaci per questo stavamo curioso. Salendo la strada in salita che va verso San Marino. Sì. Io aperto con una Mini Cooper Cabrio aperta e pioveva, occhiali bagnati. A vetro completamente appannato, una vasca da bagno era una vasca da bagno, okay, non vedevo nulla. A un certo punto arriva il Ferrari Tributo, cominciano a superarci sulla sinistra tutti questi 812 super fast SF90. Scusami se ti interrompo, ma eri a bordo di cosa? Una sì, no, cos'è che eri a bordo? No, adesso scusami, non ho capito. Castello Cabrio non la fanno. Ecco. No, serviva una Cabrio perché io portavo due poveretti legati con delle cinture da imbrago da alta montagna. Perfetto. Che praticamente fuori dai finestrini, fuori da ogni buco, filmavano Matteo di fronte. Fantastico. A un certo punto, questi io avevo. All'interno della Mille Miglia Green e tutti gli altri avevano le Tesla e così via, macchine da 1000 cavalli. Io con sta Mini che ne aveva 200 e rotti, quindi non è che fosse. Non ne aveva pochi. Non ne aveva pochi, però con una Tesla da 1000 cavalli. Certo. Questi si sono ingarellati e hanno cominciato ad andare su a San Marino facendo delle cose assurde e io dietro per cercare di. Aperto, sotto l'acqua, ecco. Occhiali bagnati, di tutto. Sì, sì. A un certo punto cominciano a superarci le Ferrari sulla sinistra. E io da ferrarista ho cominciato a buttare l'occhio. Davanti hanno frenato, io ho frenato tardi, boom, e gli sono leggermente entrato. E però i freni bagnati, freni la macchina bagnati, che non era prestazionale, non era una Alfa Romeo, era una tedesca, quindi una pessima, tedesca, frena, piena d'acqua, quindi l'acquaplaning, insomma tutti questi però fenomeni. Però ti dirò che non la reputo più la mia peggior figura di merda, perché adesso passando il tempo sta prendendo quell'aurea di mistico. Ti ricordi alla Mille Miglia 2000 quando tamponava? Quando racconti di nuvolari che ha la targa Florio del. Ma infatti Matteo dice ancora: ti ricordi la Mille Miglia che nonostante pesenti ti ho mai inculato sono riuscito a vincere lo stesso, cioè pensa, nonostante questo. Quindi ha questa aurea magica che comincia a dargli invece la figura di merda più che ho fatto. Allora, all'epoca lavoravo in concessionaria, avevo una Alfa Romeo 156 berlina 2.4 turbo diesel e bla 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 bla. Ed ero con un amico dietro c'era la quella col volante in legno, me la ricordo, adesso non mi ricordo se era esattamente quella, però mi ricordo la macchina. Io guidavo, all'epoca avevo credo 15-20 anni meno di oggi, ero un pochino più spericolato alla guida, alla destra il mio amico, dietro sua moglie, dietro di me, e io questa era dietro seduta che non parlava da tipo mezz'ora e quindi io me ne ero completamente dimenticato. Era il periodo in cui le cinture dietro non erano ancora obbligatorie, quindi lei non si era messa le cinture. A un certo punto io e lui che eravamo pazzi e arriviamo in un parcheggio, dico dai facciamo un bel test a coda, tiro il freno a mano, vedo una cosa che rotola dietro e sento dall'altra parte boom, una botta astronomica, è stata una craniata, ho detto una craniata alla portiera di là. Io sono rimasto dietro, l'ho ammazzata. O questo e vedovo. Sì, esatto. Anche non sapevo probabile. Più cosa dire, cosa fare, perché io mi ero completamente dimenticato che fosse seduta dietro di me. Vabbè, certo. Questa è un'altra bella perla che ho fatto, poi Bene. Dovrei pensarci, ma no, vabbè, dai, direi che già queste sono belle figure. Assolutamente, ne ha detto solo una. Ne ha detto una, è importante, però ne ha detto uno, te ne hai detto due. Che sono detto quella che mentre andava allora a facciamo Valle Lunga. Ok, pesenti due, Fisichella 1, puntata fatta per te, e siamo a posto. No? Io, Paolo, ti ringrazio, Paolo, veramente di cuore. E ti invito adesso a farmi salire la prossima persona, la prima che trovi, come ti hanno trovato anche te, buttamela in macchina. Grazie mille dei tuoi racconti, delle tue figure eccetera, perché abbiamo scoperto anche questi piccoli aneddoti che sono sempre divertenti. È stato un piacere. Per 478 va bene? Questo ed altro. Okay. Perfetto, grazie, adesso puoi andare anche fuori dalle balle, grazie, no scherzo. Grazie mille, grazie ancora, caricami il primo che passa, dai. Ciao, grazie Paolo, ciao. E adesso io voglio capire se riesco a bere e mangiare qualcosa, perché è bello intervistare questi personaggi eccetera, e invece no, perché sta entrando qualcun altro, e quindi ecco, io non so chi adesso sta entrando, però pensavo di andarmi. Benvenuto. Buongiorno. Cioè, io pensavo di andare a bermi un calice di prosecco, c'era un Matteo che doveva portarmelo da
circa un'ora che deve portarmi in prosecco, invece no. Non invece no, pace, non gli ho detto a Paolo Pesenti, guarda, prendi il primo che passa, carica mano in macchina, e sei arrivato. Bene. Sono il primo che passa, esatto. Vabbè. Presentati chi sei, gli spettatori del podcast. Sono Ignazio Mario, sì? Sono cliente 478 Rent da un po' di anni e sono amico di Matteo da tantissimi anni. Sì. E con la mia azienda, la Mario Fernando Group di Lumezzane. Perfetto, spot. Ovviamente, cioè, la marchettata, vuoi venire qua a non fare la marchettata della tua azienda? Ma no, non è possibile. Non è che posso, devo farla per forza. È doveroso. Però la cosa che mi porta qua è l'amicizia con Matteo, perché da che ricordo io, quando avevamo 18 anni, la passione per le auto che aveva Matteo, che ci raccontava prima, è sempre stata una cosa incredibile, sì. Anche da ragazzi, vedevi, e lui cercava sempre di riuscire a guidare qualche macchina che destava scalpore, che era una cosa incredibile. Sì. Però devo dire... Ma tipo quale macchina? Io mi ricordo una Mini serie limitata che quando passava in Gardone Riviera, perché lui è di Gardone Riviera, e noi eravamo sul lago d'estate, lo sentivi a distanza, scoppiettava, che era un piacere. Una volta me l'aveva fatta provare sul rettilineo sopra Gardone, ho provato a accelerare, ma un'ebbrezza di quel tipo lì non l'avevo mai provata. Non sono ovviamente un amante del rally, certo. Quindi ho sempre guidato macchine normalissime. Bene, bello anche scoprire questa cosa che effettivamente però... riguarda anche Matteo, che prima ci ha raccontato appunto di lui, di tutto. Tutte le auto le abbiamo viste tutti noi. Esatto, è bello scoprire anche queste cose che prima lui non ci ha raccontato, perché chiaramente lui ci racconta delle cose. Io posso raccontare di quelle cose ma non lo farò. Però guarda, quasi faremo un podcast dedicato ai segreti di Matteo, lo chiameremo proprio. Non so, devo chiedere il permesso per queste cose. Apriremo questo, ma... Io la domanda che volevo farti è, proprio in poche parole, proprio raccontaci che cosa significa guidare per te. Allora, per me guidare è sempre stata una cosa molto, molto di funzionale, sì. Spostamento da un posto all'altro, e ho sempre avuto infatti macchine comode, station wagon, capienti, lentissime. Quindi fai tanta strada. Non faccio tanta strada, però mi piace essere però comodo. Però ti piace essere comodo. Perché d'inverno carichi gli sci o le tavole nel bagagliaio, d'estate metti sulle valigie. Devo dire che... Sicuramente sulla Mini che dicevi, ma te non potevi metterle. No. Io infatti sono sempre stato quello della station wagon, è diventato SUV, però. Però adesso guido una Tesla. E questa non è una marchetta, ma è semplicemente il frutto della vicinanza con Matteo, che è riuscito a farmi cambiare completamente, perché ha provato questa macchina. Siamo a bordo di una Tesla, come dicevamo. Tra l'altro non mi capita spesso di sedermi a fianco, perché di solito la guido, quindi... Esatto, oggi anche a Matteo non è abituato, perché lui di solito è qua a fare da conduttore, invece oggi tocca a me, quindi anche a lui è sembrato veramente strano stare qua. Assolutamente. Ma andiamo subito alle rubriche, perché noi nel podcast abbiamo queste rubriche, e la prima rubrica che è odiare guidando, quindi odiare guidando. E quindi la domanda che mi viene proprio è quale persona ti può dare più fastidio, ti ha dato più fastidio avere come passeggero sulla tua auto? Ah, come passeggero, sì. quelli che ti dicono come guidare, quando frenare, cosa schivare, cosa evitare. Io solitamente mi ritengo una persona molto attenta alla guida, nel senso che se guido, faccio anche fatica a fare un discorso con i passeggeri se sto guidando, cioè mi capita che magari sono nel discorso e quindi sbaglio strada, certo. Quindi io quando guido sono attento, e quindi quelli che ti dicono vai, frena, accelera, no, schiva, vai, va bene, allora, se serve per evitare un incidente, per carità, certo. Se mi capita la bicicletta di improvviso in mezzo alla strada, meglio... Sì, che è una cosa un po' comune, perché effettivamente anche prima si raccontava, poi Paolo ci ha detto, vabbè, del buon rapporto con la moglie... Tu sei sposato? Sono sposato. Sì? Ok, tua moglie è tranquilla, guida bene, passeggera. Guida bene. No, perché non Paolo mi ha detto che ha fatto un viaggio di 4500 km quest'estate, l'ha portata a Nürburgring, dici quale moglie non so gli andare a Nürburgring? Quindi come passeggero tua moglie a parte quando si lamenta che corro troppo, però poi quando è in ritardo lei, perché ci ha impiegato troppo a prepararsi, allora però corri come sai fare tu, non si corre come sai fare tu, bisogna, è un classicone, quando hanno fretta poi giustamente devi correre, fantastico. La seconda parte della rubrica, che è quella che piace tanto a tutti, perché è la rubrica proprio questo odiare guidando, ma anche figure di merda. Quindi
qual è la peggiore figura di merda che hai fatto alla guida della tua macchina? Allora, peggiore figura di merda, non me ne vengono in mente, ma perché ne ho fatte, ma non... Sicuramente quando fai un errore di valutazione, ma niente di grave. Però mi ricordo una volta, ma ancora da ragazzo, avevo una Polo, sì, che non andava neanche a spingerla, e una sera per andare a Morose avevo preso la macchina di mio fratello più grande, una Skoda Octavia 150 cavalli turbo, una roba che dice, cioè, mai guidata. Tra l'altro è una delle prime a gas, sì, ma non perdeva niente di potenza. Di solito quando si metteva il gas, il GPL sulle, sì, macchine, sì, sì, schiacciavi, sentivi il sibilo e partiva. E insomma ero in tangenziale con la Morosa, l'attuale moglie, certo, e volevo andare, no? A un certo punto, sì, non c'erano, sì, ancora tanti Vulta Velox come adesso, allora un pezzo di tangenziale dritta, cerchi di accelerare un attimo, c'avevo un Audi davanti che non si spostava, allora cerchi di farla spostare, a un certo punto non si sposta, arriviamo al semaforo, si ferma, scende dalla macchina, erano in quattro uomini, no, e lì non sapevo neanche come chiudere le portiere perché non era la mia macchina, blindiamoci, ho tirato giù tanto finestrino così e sono stato graziato perché era gente che cercava probabilmente di fare il sabato sera, è andata bene, rissa. Esatto, no, è andata detto, bene mai più adesso. Con la Tesla è bellissimo perché sei silenzioso, quindi se devi, fantastico, superare non se l'accorgono, sì, esatto, non devi far casino, non... No, però ecco. Altre figure di merda sicuramente quando magari fai un errore che sulla precedenza, però ripeto, essendo molto attento, okay, poi abituati alle strade qua, okay, della provincia di Brescia, che sono piuttosto trafficate tra camion, auto, motori, mini moto, certo, bisogna, quindi, stare molto attenti. Quindi con la Tesla si può essere illegali, sì, sì. Cioè è concesso, secondo me. Sì, però è un comunicazione in azio, Mario, giustamente, con la Tesla si può essere illegali, proprio adesso il nuovo codice della strada sancirà che con la Tesla si può essere illegali. Come insegna anche mio figlio, se fai una cosa e i genitori non vengono a saperlo, è come non averla fatta. Sì, vabbè, ma stiamo scherzando. E quindi lui che ha 7 anni mi insegna, ma se tu non l'avessi scoperto, caspita. Bella notizia anche questa, bella notizia. Purtroppo. Questa è una bella notizia, fantastico, fantastico. Va bene, guarda, io ti ringrazio, ti lascio libero tranquillamente. Quindi di io andare. Posso tornare a bere il bianco e tu no? Perché... Sì, grazie, va bene. Grazie mille, perché tanto qua sono a bocca asciutta e secca. Vediamo se qualcuno passa. Esatto, no, adesso vedo se riesco a concedermi anch'io un brindisi, perché veramente dopo, quasi, perché poi Matteo stava iniziando e mi teneva qua 6 giorni, però invece adesso vedo se riesco anch'io a bagnarmi un po' la gola. Perfetto. Io ti ringrazio, grazie mille di tutto, dei tuoi racconti. E grazie a tutti. Ti lascio proseguire in questo grande evento. Grazie, grazie di nuovo, grazie, ciao ciao. Ma io, sai che c'è? Che veramente c'ho sete, come dicevo, c'ho veramente la gola arsa, la lingua felpata, insomma mi sono rotto un po' i coglioni e vado a bere anch'io qualcosa, a mangiucchiare qualcosa, perché qui me li vedo passare davanti e quindi tocca anche a me. Finalmente riesco a bermi qualcosa. Allora, avevo la gola veramente veramente arsa dopo tutti questi ospiti qua, finalmente riesco a bere. E che cazzo, hai finito di fare un cazzo qua? Cioè, ma sono riuscito a prendermi qualcosa che avevo la gola secca dopo tutti gli ospiti, arrivate a rompere i coglioni proprio quando sto bevendo. Vuoi un arrosticino? Ma sei stato in giro a fare un cazzo fino adesso? Certo, vabbè, grazie. Un arrosticino lo prendo volentieri, perché non si rifiuta mai l'arrosticino. Buonissimo, buono, fantastico. Adesso te lo devi mangiare. Me lo devo mangiare. Questo è il bello della diretta. Lo mango. Ma vabbè, tanto. È brutto parlare mangiando, è maleducazione. Ma non ce ne frega niente. Ma fa niente, sono buonissimi, quindi non si può dire di no. 478 podcast, oltre a dire le parolacce, si può anche mangiare. Ah, sì, è vero. Quando siamo fermi. Quando è concesso, perché altrimenti è guai. Buoni sti arrosticini. A proposito della rubrica, sì, la rubrica odiare guidando, quindi quello che... E quindi io ho domandato a tutti, tranne che a te, proprio qual è ad esempio la tipologia di guidatore che odi di più, quello che non vorresti mai trovare per strada e che magari hai incontrato. Mi conosci abbastanza. Sì, direi di sì. Penso sia facile la risposta in questo caso. Quelli che vanno due all'ora, il nonno col cappello, senza nulla togliere al nonno col cappello.
Io quando trovo sta gente, ragazzi, è veramente, veramente una fatica, una... Ma possiamo dire una gran rottura di palle, perché poi bisogna rispettare i limiti della città, ma non si può sorpassare in certe città. Ma perché? Perché non mi fanno sorpassare. Non ti fanno sorpassare, quindi giustamente te, mattino... Io c'ho fretta, devo andare, c'ho sempre premura. Ma, quindi... ma perché i nonni? Cioè non può essere, no, solo i nonni? Perché solitamente sono i nonni col cappello, da detto, okay, il nonno col cappello, anche se è una donna senza il cappello, uguale, cioè, sì, sempre la stessa situazione. A me danno veramente un nervoso che non avete idea. Beh, è vero che poi te tutti i giorni che fai, appunto, come hai detto prima, la bremia, esatto, avanti, indietro, e vai sempre piano. Lasciatemi andare piano, nei limiti di velocità. Il tempo è denaro, ovviamente il denaro conta, quindi devi per forza andare. Se c'è il limite dei 50, sì, non facciamo i 30, okay, facciamo almeno i 50, 50, perché sennò però non stiamo nel limite. Stiamo nel limite, sempre nel limite, almeno i 50 arriviamo. Quello è il classico guidatore che non riesco a sopportare. E invece, tralasciando i guidatori che magari incontri, hai incontrato, certo, eccetera, ma il peggior passeggero che potresti avere, o che magari hai avuto, che magari è un'esperienza che ti è capitata e hai detto, ma cazzo, mi ha rotto veramente le palle, perché... Guarda, semplice. Quello che si siede al lato del passeggero, magari chiedendoti un passaggio, piuttosto che una situazione in cui devi portare qualcuno da una parte all'altra, e ti dice lui come devi guidare. Cioè, quelli non li sopporto proprio, perché no, vai piano, sì, stai attento, guarda lì, guarda là. Potevi prenderti la tua macchina e andartene, certo, da solo. Beh, grazie. Io quelli, è il classico, passeggero che proprio non voglio in macchina. Sì. Però, insomma... Sì, sì, no, beh, poi se ti viene anche in mente magari un aneddoto, cioè, di questo, perché effettivamente è vero, lo capisco, però ti è già capitato. Ciao mamma. Aia. Ti saluto mamma, tu sei la classica che quando vieni trasportante stai attento, guarda lì, vai piano, non guarda il pedone, stai attento. Tu sei quello, mamma, te la dovevo. Okay, perfetto, dalla mamma domani non passi. Non passo a pranzo. No, anzi, domani no, domani perché non è ancora pubblicato. Esatto, ma la domenica successiva no. Devo stare attento che non mi avveleni il pranzo la domenica. Perfetto. Tu, se puoi dirmi la figura di merda, ma proprio la figura di merda peggiore che tu hai fatto alla guida della macchina. Io intanto pulisco. Allora, guarda, di figure di merda in auto penso di averne fatte veramente tante. La peggiore penso sia, no, credo sia quella, nel momento in cui qua c'è gente che saluta, intanto la gente saluta, esatto, salutiamo. E la peggiore che siamo fermi, se eravamo in movimento volevo vedere se correvano dietro la macchina. Secondo me il prossimo podcast lo riprendiamo in movimento, perché almeno la gente, esatto, comunque la figura di merda più grande è stata durante un rally. Eravamo a Franciacorta, qua vicino proprio, sì, un rally circuit in cui non ho avuto la possibilità di provare la macchina perché ero tirato con i tempi stranamente di corsa. Esatto, strano per te che vai sempre con calma. Scendo in pista per fare lo shakedown, tutti i meccanici mi dicono guarda stai attento perché come freddo, era febbraio se non erro, quindi freddo fuori, temperatura attorno allo zero, stai attento, scalda bene le gomme, non farti prendere subito dall'enfasi di partire e fare. Io in tutto Oshalans parto come il mio solito, scaldo un po' le gomme, la terza curva io me la sentivo già, ho detto via tutta che cominciamo a dare. Ho fatto tre giri su me stesso vedendo cielo a terra, ho detto bene, siamo fermi, siamo vivi, ripartiamo. La figura di merda davanti a una quantità di gente che non hai idea, che erano lì a vedermi. E ho detto, vabbè, scaldiamo ancora. Il mio navigatore a fianco mi fa, secondo me ti avevano detto nei box che dovevi stare un po' più... l'ho tirato un po' troppo, quindi la figura di merda davanti a telecamere, amici... Ah beh, certo, te la sei portata a casa, quindi te la ricordi. Quella ancora, penso sia veramente la figura di merda più grande che abbia mai fatto. No, beh, poi. Però, visto e considerato che adesso qua siamo nella nuova struttura, nel nuovo salone di 478 Rent, e ovviamente... la tua figura la conosciamo proprio nell'ambito delle auto, noleggio auto, eccetera, ma
avrei fatto una figura veramente di merda vendendo un'auto, noleggiando un'auto. Collezione. Ce n'ho un pacco così, okay. La più bella. Sai, guarda che dobbiamo fare in fretta, però non è che possiamo stare qua le prossime 24 ore che mi racconti. Soprattutto perché sono finiti gli arrosticini, ecco, esatto. Quindi bisogna andare a mangiare ancora due arrosticini. Il bere ce n'è ancora, però? Penso di sì. Vabbè, allora va bene. Non lo sto curando, però sto curando il cibo. Io vabbè, adesso, però c'è un po' fame. Dici questa figura, che siamo curiosi adesso. Hai mai scambiato una berlina per una station? No, personalmente no. Ecco, io l'ho fatto. Okay, no. Insomma, vabbè, questa voglio sapere. Un cliente mi ordina una bellissima pasta station vegan, sì. Quindi convinto di tutto, noi mandiamo, facciamo i preventivi, sì. Il classico lavoro che tu conosci bene, esatto. Perché sei uno di noi, e nell'inviare l'ordine ho sbagliato e non ho mandato una station vegan, ho mandato una berlina. Una figura di merda. Quando è arrivata l'auto, non ti dico, il cliente mi chiama e mi fa: ma cosa non avevi capito della station wagon? Perché? Perché è berlina. No, impossibile. Ma io ti giuro che avevo schiacciato. Ma proprio io, dici, proprio io che la ho sbagliato. La figura di merda più grande fatta con un cliente, questa, assolutamente. Però l'hai risolta. Assolutamente sì, gli abbiamo cambiato la vettura, naturalmente gli abbiamo sostituito la Passat con una station wagon che voleva lui. Esatto. Ci vantiamo di fare l'abito su misura, ogni tanto sbagliamo la taglia. Da lì hai capito che la scritta SW è station wagon. Quindi, mi mancava quel pezzo lì. Esatto, quel pezzettino con le due lettere che però porca miseria, succede. Devo dire che succede. Anche i migliori può capitare. Esatto. Anche i migliori può capitare. Tutti sbagliamo. Esatto. La modestia è il suo forte, quindi lo sappiamo, ce l'abbiamo qua. Ecco. Bene. Oh, no, mi piace questa cosa che, io direi che tranquillamente noi adesso, cioè, abbiamo riso, abbiamo scherzato, eccetera, però la serata credo che sia andata comunque bene. Me lo devi dire tu, perché eri tu al posto. Non ho visto un cazzo, sono stato dentro qua due ore, mi hai fatto chiudere due ore, che cosa vuoi che abbia visto? Eri tu che eri fuori, io cosa ho visto? La gente che allora, mi passava intorno. Fuori, cioè, ti posso dire che è stato decisamente bello. Cioè, molto, io ho visto un bel movimento, gente, ho visto gente che passava, mangiava, beveva, si divertiva, la musica, perché sentivo la musica. Certo, quindi da quel punto di vista è stato veramente tutto fantastico, proprio la compagnia comunque di un sacco di persone, è stata veramente una bella serata. Fantastico. Poi fantastico. Con Giancarlo è impossibile non divertirsi. Si è mangiato tutto, quindi... Si è bevuto tutto, è contento. Adesso bisogna capire se c'è rimasto qualcosa. Quindi diciamo che adesso possiamo chiudere tutto. Io direi che è il momento giusto per salutare tutti qua. Fantastico. Chi è che arriva qui? Cioè, ho detto salutare, arrivo. Dai, ciao. Dove è Matteo? Ciao. Cioè, abbiamo detto chiudiamo tutto. Sì, va bene, sono bravi, dai, sì, ciao. Ciao, avete sei mangiato? No, mangiucchiato. Quattro cosine, la prossima volta. Abbiamo bevuto. Bene, sì, fantastico. Bene. I shiny non si smettiscono mai. E poi mai. A questo punto la chiudiamo, che andiamo a bere anche noi. Allora, direi che facciamo, avete rotto il ca, bip. Uno, due, tre. Avete rotto il ca, bip.